Dottor Limonta, come fa oggi un'azienda come la vostra a coniugare il binomio tradizione e innovazione senza che l'uno soffochi l'altro? Diciamo che è un po, un, un po' nel DNA della nostra azienda, fin dall'inizio, anche se è un'azienda molto vecchia, appunto siamo ormai alla ormai quarta generazione, eh, però già eh, diciamo nei primi anni del eh, Novecento, la, la, la ricerca di prodotti innovativi era un po' nella nostra cultura. Ora tutti questi eh, cambiamenti a livello, a livello mondiale negli ultimi vent'anni ci hanno portato ancora di più a dover inseguire, eh, inseguire l'innovazione anche per un fatto di sopravvivenza e di crescita perché nel settore tessile come sapete eh, o si riesce a intraprendere certe, certe strade pur mantenendo appunto quelli che sono i eh, i valori della tradizione, ma impostando dei, dei, dei prodotti innovativi, altrimenti si è destinati a scomparire o essere travolti da, da aziende che provengono da mercati emergenti.